Ciao a tutti! Oggi prepareremo le spianatine sarde. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, lievito di birra fresco, zucchero, acqua, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola, il sale. E facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. Dopo trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in 5 parti uguali. Stenderli su un piano di lavoro infarinato. Ritagliamo i bordi con una ruota dentata. Posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 45 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso le spianatine dal forno, adesso le spennelleremo con l'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Le spianatine sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Spianatine sarde. Grazie e alla prossima ricetta!